GF VIP, Daniele svela un retroscena sulle donne, avevo paura di comportarmi male. Nella casa del grande fratello VIP, Daniele Dal Moro torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e svela un retroscena su quanto accadeva ai tempi della sua partecipazione al talk show di Canale 5. Chiacchierando con Oriana, Daniele ha svelato che c'è stato un periodo in cui veniva seguito dalla sua ex fidanzata Martina Nasoni che attualmente ha avuto modo di ritrovare proprio all'interno della casa di Cinecittà. Nel dettaglio, Daniele continua a mantenere un ottimo rapporto con Oriana e, al termine dell'ultima puntata serale del GF VIP, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto svelarle un retroscena legato alla sua esperienza nel talk show dei sentimenti di Canale 5. Per un periodo di tempo, infatti, Daniele si mise in gioco come tronista e provò a cercare la sua anima gemella all'interno dello studio del talk show di Maria De Filippi. Un'avventura che, tuttavia, non venne portata a termine perché ci fu lo scoppiare della pandemia e la trasmissione di Canale 5 venne sospesa. Tuttavia, nelle poche settimane in cui è stato sul trono, Daniele ha vissuto una situazione non facile. Legata alla sua ex fidanzata Martina Nasoni, attualmente tra le ospiti in casa. Martina veniva a Verona e dormiva nelle camere degli hotel di fianco, ha svelato l'ex tronista di Uomini e Donne. Io chiamavo quelli della redazione e gli dicevo, cosa fare, ha aggiunto Daniele lasciandosi andare a questo retroscena. Avevo paura di comportarmi male, ha aggiunto Daniele spiegando la situazione e ammettendo che temeva di poter deludere la redazione del talk show. Intanto, gli ascolti dell'ultima puntata serale del GF VIP trasmessa giovedì sera contro la terza serata del Festival di Sanremo 2023, non sono stati dei migliori. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha registrato una media di appena 1,7 milioni di spettatori in prime time, fermandosi sulla soglia del 10,80% di share. Trattasi di uno dei risultati più bassi di sempre nella storia del reality show che mai prima d'ora era crollato a questi ascolti. Del resto, però, la sfida contro il Festival di Sanremo non lasciava affatto presagire a qualcosa di positivo. Complice il grande successo che la kermesse ha ottenuto nelle serate precedenti, con punte del 65% di share.